Il corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale è strutturato al fine di fornire agli studenti gli elementi necessari per poter affrontare le discipline di base dell'ingegneria. In particolare il corso di laurea per quanto riguarda gli argomenti trattati prevede innanzitutto lo studio delle discipline di base, la matematica, la fisica, la chimica, che devono fornire gli elementi necessari per poi affrontare le discipline di base dell'ingegneria civile. Queste sono affrontate a partire dal secondo anno del corso di studi e riguardano ad esempio i corsi di idraulica, topografia, architettura tecnica, scienze delle costruzioni. Infine, il corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale prevede, tramite la presenza di diverse materie di indirizzo, la possibilità per lo studente di seguire dei percorsi formativi differenti, in particolare due linee di apprendimento. Una relativa alle discipline di carattere prettamente di ingegneria civile, quindi relative agli aspetti strutturali, alle tecnologie edilizie e al rilevamento dei fabbricati. L'altra di carattere più ambientale, quindi mirata a delineare le applicazioni inerenti al trattamento dei rifiuti e delle acque o la gestione dei sistemi idrici. Gli obiettivi del corso di studio possono essere definiti partendo dal presupposto che il corso di laurea in ingegneria triennale è concepito come un percorso di 3 più 2 anni, quindi rappresenta fondamentalmente un triennio propedeutico poi al proseguimento degli studi nell'ambito delle lauree magistrali. In questo senso, obiettivo primario del corso di laurea in ingegneria civile e ambientale è quello di fornire agli strumenti le conoscenze, le nozioni, ma anche i metodi per poi poter affrontare le discipline tecnico-scientifiche della laurea magistrale. D'altra parte, nell'ambito del corso di laurea si vuole formare gli ingegneri in modo tale che siano anche in grado di affrontare poi le problematiche tipiche dell'ingegneria civile e di saper quindi praticamente comunicare e interfacciarsi con colleghi di pari livello o superiore, nonché discernere e definire le problematiche e individuare possibili soluzioni. Per quello che riguarda gli sbocchi occupazionali, possiamo innanzitutto dire che, come ho ricordato precedentemente, il corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale è propedeutico poi al proseguimento degli studi nella laurea magistrale, quindi nei successivi 2 anni. Comunque uno studente che terminato il triennio decida di fermarsi avrà le conoscenze minime e necessarie per poter affrontare dei master di primo livello, nonché per poter entrare nel mondo del lavoro a svolgere compiti e attività che siano praticamente in linea con la sua qualifica di ingegnere junior. Sbocchi occupazionali possibili sono sia nell'ambito di studi tecnici privati, sia per quello che riguarda la progettazione e la verifica di opere strutturali, sia per quello che riguarda tematiche inerenti agli aspetti ambientali, quindi la valutazione di impatto ambientale. Oppure presso degli enti gestori del sistema idrico integrato del territorio, ad esempio, o presso, diciamo, consorzi o enti di bonifica, sempre, diciamo, coerentemente con la loro qualifica di ingegneri junior. La scelta di strutturare in questo modo questo corso di laurea è nata dalla constatazione che oltre il 94% degli iscritti alla laurea triennale proseguiva. È stato quindi valutato che era inutile disperdere energie e risorse nel tentativo di fare un corso di laurea di formazione prettamente tecnico, quando poi in realtà la maggior parte degli studenti prosegue, e quindi si è preferito allocare nell'ambito del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, cioè nel triennio, le discipline di base, lasciando al corso di laurea magistrale il compito di affrontare i corsi più spiccatamente tecnici. We'll be right back.
tanti servizi a disposizione per gli studenti, non posso non partire ricordando che noi qui ci troviamo presso il Polo Scientifico Tecnologico, un polo che è stato recentemente realizzato e che è tuttora in fase di sviluppo, che offre diverse opportunità. Abbiamo sicuramente un'ottima disponibilità per quello che riguarda le aule, ma soprattutto, cosa più importante per gli studenti, per le aule studio. Abbiamo presso, diciamo, il corpo centrale del fabbricato, ma anche in altre palazzine poste qui vicino, diverse aule studio disponibili per gli studenti. Vi è una biblioteca molto fornita sia per quello che riguarda i testi di didattica relativi all'ingegneria, alle matematiche, alle fisiche, nonché è importante ricordare che tutto il polo è coperto dal servizio Wi-Fi, quindi lo studente può in qualunque momento essere collegato in rete. Infine, aspetto forse, diciamo, meno legato alla didattica, ma non trascurabile per lo studente, abbiamo diversi servizi, dal bar alle mense qui vicine, ad una residenza proprio a lato del campus, che possono essere, diciamo, utilizzate dagli studenti, che offrono quindi diverse opportunità per agevolare anche la vita dello studente presso, diciamo, il nostro corso di laurea.